Vediamo l'ingresso in campo delle squadre. Le squadre sono al centro del campo. Il saluto per questa ultima giornata di campionato, una giornata di campionato appunto la nona e ultima, ripeto, importante per entrambi, per il Real Monopoli come vi dicevo prima basta anche il pareggio oggi e invece il Mola deve sperare nella vittoria per appunto accedere allo spareggio per i playoff. Se il Monopoli dovesse, il Real Monopoli dovesse anche pareggiare e prendere appunto quel punto molto importante oggi, accederebbe direttamente alla finale playoff che si terrà fra due settimane. Caso contrario, dovesse vincere il Mola la prossima domenica, quindi sempre su questo campo il Real Monopoli attenderà il Cellammare. Quindi il saluto delle due squadre alle panchine, le squadre si iniziano a disporre nella propria zona di campo, iniziamo a vedere una bella giornata anche oggi primaverile e iniziamo a vedere che arriva un po' di gente per tifare appunto le proprie squadre, sia quella del Real Monopoli che quella dello Sporting Mola. Vi ricordo che il campionato è stato vinto, il campionato di terza categoria del girone B della provincia di Bari è stato vinto dall'Ideale Bari. Partiti. Palla a tre piedi del giocatore del Mola, ruba palla. Lelli verso Signorile. Signorile viene messo a terra, punizione in favore dello Sporting Mola. Dalla vostra destra vedete con la maglia gialla la squadra del Real Monopoli, dalla vostra sinistra dell'hotel degli teleschermi vedete la squadra in maglia azzurra dello Sporting Mola. Lo Sporting Mola che sta palla in mezzo, rinvia la difesa del Real Monopoli. Palla al centro del campo. Rinvio lungo della difesa dello Sporting Mola, preda della difesa del Real Monopoli. Palla verso Comes. Comes verso Modio. Modio avanza sulla fascia. Avanza sulla fascia, palla verso la pietra. La pietra affrontata da un difensore del Mola. La palla arriva ancora a Comes. Comes, palla in mezzo verso preda del portiere dello Sporting Mola. Mastro Leonardo, palla fuori, rimessa laterale in favore dello Sporting Mola, si appresta a battere il numero 2 Battista Gianluca. Palla verso il capitano di Lelli, esce bene il centrocampo del Real Monopoli con il lancio di Leoci verso Pastore, Pastore sulla fascia, riparte da dietro il Real Monopoli, ancora con Palmieri, ancora Palmieri che smista sulla destra verso Rizzi, Rizzi lungo linea, preda della difesa del Sporting Mola, Sporting Mola, Lelli mette la parte, palla che finisce in fallo laterale in favore del Real Monopoli. Si appresta a battere il numero 3 Amudio. Palla Leoci che gira molto bene sulla destra. Recupera Pastore, palla ancora Rizzi, Rizzi lungo verso il capitano Greco, ma niente da fare, palla ancora allo Sporting Mola, finisce a terra il capitano del Mola, Lelli, ma nulla di
di grave. Comes. Comes verso Amodio. Amodio sale verso la fascia sinistra. Arresta verso Amodio. Amodio verso Palmieri. Palmieri verso Leoci. Leoci verso la destra, verso Pastore. Bello spunto di Pastore sulla destra. Recupera la difesa dello Sporting Mola. Collella ruba palla, Collella ruba palla. Ma è preda della difesa del Real Monopoli. Si inizia di nuovo da Amodio. Amodio verso la pietra. Ancora Amodio. Amodio cerca lo scambio, non riuscito con Cascione. La palla arriva verso Lelli dello Sporting Mola. Di testa Palmieri appoggia al portiere Damasco, che si appresta all'inviale lungo. La palla arriva a Pastore. Pastore, stop non riuscito, preda della difesa dello Sporting Mola, che avanza con Casulli. Casulli sulla fascia. Bella giocata di Casulli sulla fascia verso Rattile, che gira verso Battista. Battista butta in avanti la palla, che è preda della difesa del Real Monopoli. Ancora palla. Viene messo giù Panzini. Calcio di punizione in favore dello Sporting Mola. Siamo arrivati al quinto minuto del primo tempo tra il Real Monopoli e lo Sporting Mola. Rinvio lungo. Palla verso il capitano Greco, che fa rimbalzare palla sulla difesa, sul difensore dello Sporting Mola, ma l'arbitro comunque assegna la rimessa laterale in favore dello Sporting Mola. Punizione in favore dello Sporting Mola. Lelli viene anticipato. Esce palla a piede Comes del Real Monopoli. Allarga verso Pastore. Pastore verso Comes. Comes, ma niente da fare, la palla finisce a fondo campo e è rimessa dal fondo appunto per lo Sporting Mola. Come vi dicevo, una partita fondamentale per entrambi le squadre, perché con il Real Monopoli basta il pareggio per accedere alla finale dei playoff e il Mola invece, caso contrario, dovesse vincere, accederebbe agli spareggi appunto per i playoff. Anticipo netto di Rizzi del Real Monopoli, palla comunque a Mastro Leonardo. Rinvio lungo di Rizzi, ma palla deviata e angolo in favore del Real Monopoli. Quando siamo giunti al settimo minuto del primo tempo, angolo in favore del Real Monopoli.
quella che avevo dato io, gli avevo dato una pelle. Punizione in favore del Real Monopoli. Batte, resta. Recupera palla lo Sporting Mola con Casulli. Recupera la palla lo Sporting Mola che riparte con Mastro Leonardo. Grande recupero della difesa del Real Monopoli, ma riprende palla lo Sporting Mola con Signorile verso Lelli che è finito in fuorigioco, quindi nulla da fare e punizione in favore del Real Monopoli. Quando siamo giunti al nono minuto del primo tempo, Real Monopoli 0, Sporting Mola 0. Amodio sulla fascia, palla verso Leoci sulla destra verso Zizzi verso Pastore ancora verso Comes, palla avanti, preda della difesa dello Sporting Mola che rilancia, preda di Comes. Zizzi verso Pastore ancora verso Zizzi verso Comes ancora verso Pastore, si ritorna dietro verso Zizzi allarga verso Amodio avanza, palla al piede sulla fascia sinistra, palla verso La Pietra, arresta palla in mezzo verso Cascione mette la palla a terra. Fermato da Casulli, non c'è fallo di mano. Casulli verso Lelli allarga, ma viene fermato molto bene dal numero 6 Palmieri. Palla verso Pastore, riparte il Real Monopoli con Comes, ancora Pastore verso Cascione va sul fondo e viene fermato in angolo dal difensore dello Sporting Mola. Secondo angolo in favore del Real Monopoli quando siamo giunti all'undicesimo minuto del primo tempo. C'è già il primo cambio quando siamo arrivati al dodicesimo minuto del primo tempo e lo Sporting Mola ha già effettuato la prima sostituzione, è uscito con il numero 11 Colella ed è entrato, vediamo un po' chi è entrato, con il numero 14 Ficarelli. Angolo in favore del Real Monopoli. Palla al che arriva a Pastore che mette la palla a terra, rinvia la recupera palla il nuovo entrato Ficarelli che va via sulla fascia sinistra ma viene fermato molto bene da Palmieri che avanza palla a piede, palla verso Pastore a sua volta viene fermato, non c'è fallo,
La palla arriva tra i piedi di Cascione. Cascione, bella giocata di Cascione. Cascione allarga molto bene verso Pastore. Pastore mette palla a terra. Non ha nessun compagno vicino, così si riparte da Zizzi. Zizzi mette la palla in mezzo, preda del portiere dello Sporting Mone. Rinvio del portiere. Lelli mette bene la palla a terra, ma viene fermato dalla difesa del Real Monopoli, che riparte con il numero 4 Leoci. Leoci allarga molto bene verso Pastore. Pastore mette palla a terra. Pastore mette palla a terra, bellissima giocata, mette la palla in mezzo verso il numero 10 Cascione, che non ci arriva, non arriva a prendere la palla. Prima occasione della partita avuta tra i piedi di Cascione, che non è arrivato appunto sulla palla quando siamo giunti al 15° minuto del primo tempo, e segnaliamo la prima azione del Real Monopoli con Cascione. Punizione in favore dello Sporting Mola. È stato messo a terra il capitano Lelli. Sulla palla Mastro Leonardo. Mastro Leonardo verso Battista. Battista ancora verso Mastro Leonardo. Mastro Leonardo mette la palla in mezzo verso Lelli, ma niente da fare. Punizione in favore dello Sporting Mola, al limite dell'area. Quindi opportunità dello Sporting Mola con questa punizione al limite dell'area. Sulla palla c'è Mastro Leonardo. Il portiere chiama 5 persone in barriera. Sulla palla Mastro Leonardo. Palla alta sulla traversa. Si riprenderà dal fondo campo con la rimessa a fondo campo del Real Mola quando siamo giunti al 17° minuto del primo tempo. Real Monopoli 0, Sporting Mola 0. Vi ricordo che per il Real Monopoli è una partita abbastanza importante, anzi direi molto importante, perché con il pareggio accederebbe direttamente alla finale playoff che si terrà fra 2 settimane, dove attenderà la vincente tra Cellammare e Modugno. La palla finisce in fallo laterale in favore del Real Monopoli. Batte Amodio. Amodio verso Gomez. Gomez verso Cascione, Cascione che spara alto e la palla finisce a fondo campo. Si riprenderà con la rimessa a fondo campo dello Sporting Mola. Punizione in favore del Real Monopoli. Bel lancio. La palla finisce in calcio d'angolo per il terzo angolo in favore del Real Monopoli. Sulla palla si appresta a batterlo Cascione. Per il momento azioni di nota non ne abbiamo, tranne quella avuta da Cascione 3-4 minuti fa. Palla in mezzo. Il portiere dello Sporting Mola è a terra. L'arbitro non ha fischiato questo fallo sul portiere, che per noi ci sta tutto questo fallo sul portiere, ma l'arbitro non è dello stesso avviso, quindi angolo dall'altra parte per il Real Monopoli.
ma c'è il portiere dello Sporting Mola a terra, quindi viene chiamata, vengono chiamati dalla panchina appunto il medico dello Sporting Mola, perché il portiere è comunque a terra. Vi ricordo che gli sponsor di questa partita di eventindiretta.it sono Tabaccheria Articoli da Regalo Mangini in via Amleto Pesce a Monopoli, il gruppo De Martino Global Aci in contrada Stomazzelli, strada statale 16 Monopoli Sud, Ampat Bar & Food sulla strada statale 16 sempre a Monopoli, l'azienda agricola La Pietra di Monopoli e l'azienda agricola Annese sempre di Monopoli. Quindi grazie per questa diretta a questi 5 sponsor per questa partita Real Monopoli Sporting Mola. Si riprenderà. L'arbitro è ritornato sui tuoi passi e ha fischiato una punizione in favore dello Sporting Mola, quindi si riprenderà con una punizione in favore dello Sporting Mola. Palla lunga, stacco di testa di Lelli, punizione in favore del Real Monopoli. Palla che arriva da Amodio, Amodio avanza sulla fascia sinistra, palla verso La Pietra. La Pietra viene affrontato da un difensore del Monopoli. Viene messo a terra e punizione in favore del Real Monopoli. Quando siamo giunti quasi alla metà del primo tempo, siamo giunti al 21esimo minuto del primo tempo, quindi punizione in favore del Real Monopoli sulla palla Cascione. Cascione cercherà sicuramente la testa di Pastore. Al centro dell'area un po' di spintoni. Cascione sulla palla. Palla in mezzo. Rinvia il portiere. E rinvia anche Casulli. Ficarelli cerca di mettere la palla giù. E ci riesce. Ficarelli. Ficarelli ancora sulla palla che scambia con Lelli. Rinvia la difesa del Real Monopoli. Ancora Zizzi sulla palla del Real Monopoli, rinvia avanti verso il capitano Greco, ma è presa del... Riparte il Real Monopoli con Pastore, Pastore verso Zizzi, Zizzi allarga verso, molto bene verso Cascione, Cascione mette la... verso il capitano. L'arbitro fischia una punizione in favore dello Sporting Mola che riparte subito sulla sinistra con Panzini. Panzini verso Panzini affrontato molto bene. Ancora Panzini. Panzini viene fermato in fallo laterale. Fallo laterale in favore dello Sporting Mola che si appresta a batterlo lo stesso Panzini. Panzini verso Mastro Leonardo. Rattile. Battista. Scambio veloce. Rattile viene fermato molto bene in fallo laterale dalla Pietra. Si riprende con un fallo laterale in favore del Real Monopoli. Amodio. Amodio lungo verso il capitano Greco. Greco molto bene di testa verso Cascione. Cascione, Cascione, Cascione viene fermato molto bene senza fallo da Pastore. Pastore che riprende molto bene. Pastore verso Ficarelli. Ficarelli viene fermato dal numero 5, resta. E si riparte da Zizzi sulla fascia destra con il Real Monopoli. Leoci cerca una giocata ma non ci riesce. Viene messo a terra Lelli ma l'arbitro lascia proseguire perché la palla è tra i piedi dello Sporting Mola di Ficarelli. Ficarelli ancora sulla fascia ma Lelli è rimasto a terra, quindi Ficarelli mette la palla in fallo laterale.
Vi ricordo che questa è l'ultima partita, la non è ultima partita del girone di ritorno del campionato provinciale di terza categoria del girone B. Vi ricordo che l'Ideale Bari, vincendo il recupero, vincendo l'anticipo ieri per 4-0 a Castellana, è stata promossa matematicamente, quindi si aspetta adesso l'altra promossa, chi sarà? Qui a Monopoli si spera che sia il Real Monopoli, quindi con il pareggio, anche un punto oggi, accederebbe direttamente alla finale dei playoff, attendendo appunto la vincitrice tra il Cellammare e il Modugno. Ripeto, in caso contrario, vincesse qui il Mola oggi, si giocherà praticamente lo spareggio dei playoff e attenderebbe qui la prossima domenica il Cellammare. Si riparte con il fallo laterale dello Sporting Mola. Quando siamo arrivati al 25esimo minuto del primo tempo, il risultato è sempre di 0-0 tra il Real Monopoli e lo Sporting Mola. Si riprende con il fallo laterale battuto da Panzini. Panzini verso Casulli. Casulli si gira. Casulli vuole andare via da solo ma non ci riesce, viene fermato dalla difesa del Real Monopoli. Real Monopoli che riparte dalla fascia sinistra con Amodio. Amodio verso la pietra è libero sulla fascia sinistra. Cerca lo scambio veloce con Amodio ma non ci riesce, viene fermata dalla difesa dello Sporting Mola. Palla recuperata però da Gomez. Gomez viene messo a terra da Casulli e quindi c'è il calcio di punizione in favore del Real Monopoli, che batterà con il numero 5 a Resta. Sulla palla ci sono Aresta e anche Cascione. Aresta sembra volerci provare, ma sulla palla è Cascione. Cascione che prova direttamente in porta e la palla finisce a fondo campo per la rimessa appunto a fondo campo dello Sporting Mola. Quando siamo arrivati al 27esimo minuto del primo tempo, vi ricordo che lo Sporting Mola ha già sostituito un giocatore, è uscito praticamente il numero 11 Colelli ed è entrato il numero 14 Ficarelli. Palla in fallo laterale in favore del Real Monopoli, che si appresta a battere Amodio. Amodio dietro verso Aresta lungo verso il capitano Greco. Punizione in favore dello Sporting Mola. Palla lunga verso Lelli. Mette a terra bene il numero 5 Aresta che gira verso Amodio. Amodio ancora verso la pietra. La pietra, bella giocata di la pietra. Greco. Ficarelli viene anticipato. Zizi rilunga verso Cascione che non riesce a mettere a stoppare la palla, quindi la palla finisce a fondo campo e rimessa laterale in favore dello Sporting Mola. Palla buttata avanti. Colpo di testa di Aresta. Viene messo giù Leoci per una punizione in favore del Real Monopoli, battuta velocemente e palla tra i piedi di Pastore. Pastore va via sulla destra. Pastore cerca di mettere la palla in mezzo ma viene fermato dalla difesa dello Sporting Mola, che mette la palla fuori, quindi fallo laterale in favore del Real Monopoli. Si appresta a battere Zizi verso Pastore. Pastore mette la palla a terra. Viene affrontato da Panzini. Ancora una volta fermato Zizi, fallo laterale. Zizi verso Cascione verso Pastore. Pastore cerca di liberarsi ma viene fermato.
palla signorile. Signorile scende palla al piede, non viene affrontato da nessun giocatore del Real Monopoli, ma viene fermato molto bene da Aresta. Aresta, Amodio, Amodio dietro al portiere. Si riprende con Aresta. Cascione verso Lelli che non capisce la giocata dell'amico. Fallo laterale in favore del Real Monopoli. Palla verso Greco. Greco di testa. Punizione in favore dello Sporting Mona. Batte Mastro Leonardo. Gomez. Gomez verso Palmieri. Palmieri gira verso Zizzi. Inizia. Gomez. Giocata di Gomez. Palla verso Leocci. Leocci allarga verso Palmieri. Pastore. Palla verso Lelli. Lelli viene attaccato ma viene fermato. Mastro Leonardo viene fermato in fuoco di gioco a Ficcarelli. Una difesa molto alta del Real Monopoli. Si riprende con Zizzi. Zizzi verso Gomez. Gomez lungo verso Cascione ma la palla è preda del difensore del Sporting Mola. Recupera palla il capitano del Real Monopoli Greco che viene messo a terra, quindi calcio di punizione in favore del Real Monopoli. Quando siamo arrivati quasi al 33° minuto del primo tempo, il risultato è sempre di 0-0, sulla palla Cascione, Cascione che butterà in mezzo la palla. Cascione, Cascione teso, ma la palla finisce tra i piedi dei giocatori dello Sporting Mola. Lo Sporting Mola che riparte con Casulli. Casulli che poi viene fermato a sua volta dal numero 4 Leocci. Leocci che viene fermato e quindi calcio di punizione in favore del Real Monopoli. Sulla palla Leocci. Leocci. Palla che arriva a Ficcarelli. Ficcarelli. Ficcarelli viene fermato con un braccio da Modio che viene ammonito. Quindi quando siamo arrivati quasi al 35° minuto del primo tempo c'è la prima ammonizione che è a carico di Amodio del Real Mola che ha fermato il pallone con un braccio. Sulla palla Mastro Leonardo per lo Sporting Mola. Vi ricordo che Amodio è stato ammonito e quindi era diffidato e salterà la prossima partita. Chatterà ancora un giocatore dello Sporting Mola. Si riprende con il calcio di punizione in favore dello Sporting Mola. Batte Mastro Leonardo verso Panzini.
Pansini mette la palla in mezzo, viene fermato molto bene dalla difesa del Real Monopoli. Real Monopoli che riparte con la pietra che non arriva sulla palla, ma ha subito fallo Amodio, e quindi c'è un calcio di punizione in favore del Real Monopoli che batterà a resta. Arresta verso il capitano Greco che prolunga verso la pietra. Vi ricordo che Greco è il capocannoniere del campionato di terza categoria del girone B con 16 reti. Mastro Leonardo sulla palla, Ficarelli viene fermato molto bene da Aresta. Aresta molto bene verso Cascione. Cascione mette la palla a terra e viene fermato in fallo laterale. Lo Sporting Mola si appresta alla seconda sostituzione, esce con il numero 8 Signorile, entra con il numero 13 Guarda Vaccaro, quindi seconda sostituzione per lo Sporting Mola. È uscito, come vi dicevo, Signorile ed è entrato il numero 13 Guarda Vaccaro. Fallo laterale, si riprenderà con un fallo laterale in favore dello Sporting Mola che batterà Battista. Nessuna nota. Nessuna nota rilevante per il momento, tranne quell'occasione avuta da Cascione ai primi 15 minuti. Fallo laterale in favore dello Sporting Mola. Batte Battista. Battista che poi perde palla. Cascione che non si intende con il capitano Greco e quella palla, la palla finisce tra le mani del portiere Rizzi. Palla buttata avanti verso Lelli, ma Lelli viene fermato da Amodio. Ancora palla tra Amodio. Ancora Amodio sulla palla molto bene verso la pietra. La pietra riparte da Gomez lancia verso Cascione, bella palla verso Cascione. Cascione sulla palla non ce la fa a tenere la palla in campo Cascione. Quindi un ottimo lancio di Gomez verso Cascione, ma Cascione non è riuscito a tenere la palla in campo e la palla è finita a fondo campo per la rimessa a fondo campo appunto dello Sporting Mola. Quando siamo giunti al 40° minuto del primo tempo, 5 minuti al termine, compreso il recupero, adesso vedremo quanto dopo l'arbitro darà di recupero. Stacca Lelli di testa. Rilancia la difesa del Real Monopoli. Palla tre piedi di Aresta, si riprende con il Real Monopoli, Aresta avanza palla al piede, palla molto bene. Viene messo a terra Mastro Leonardo dello Sporting Mola, punizione in favore dello Sporting Mola. Battista. Punizione in favore del Real Monopoli, è stato fermato fallosamente Amodio. Sempre Amodio sulla palla, che lascia a Gomez. Gomez verso Leoci, che gira molto bene verso Pastore. Pastore mette la palla a terra, viene affrontato da un difensore. Palla a centro. Un ottimo cross da parte di Pastore tra i piedi di Cascione che non. Palla finisce alta sulla traversa. Cascione. Ancora il Real Monopoli in avanti. La pietra.
La pietra viene fermata fallosamente, quindi punizione in favore del Real Monopoli. La pietra verso Amodio. Amodio palla in mezzo, viene ribattuto dalla difesa. Il numero 5 tenta da limite dell'area un tiro impossibile e finisce a fondo campo. Guarda Vaccaro, viene fermato molto bene dalla difesa del Real Monopoli, che poi a sua volta viene messo giù Palmieri. Palmieri sulla palla, Palmieri verso Pastore, Pastore ancora verso Palmieri, Palmieri lungo verso Greco, Greco palla tra le mani del portiere. Non è riuscito a fermare la sua corsa Greco, che è finito sul portiere dello Sporting Mola, quindi punizione in favore dello Sporting Mola. Palla verso Ficcarelli, Ficcarelli mette la palla giù, ma viene fermato dalla pietra, quindi riparte il Real Monopoli con la pietra. La pietra Signorile lascia scorrere la palla a fondo campo per la rimessa a fondo campo dello Sporting Mola. Lo Sporting Mola. Ficcarelli mette giù bene verso Mastrolonato, Mastrolonato verso Ficcarelli, Ficcarelli anticipato molto bene da Modio, che mette la palla in fallo laterale in favore dello Sporting. Battista lungo verso Lelli, Ficcarelli, Comes, perde palla il Real Monopoli, riparte lo Sporting con Guardavaccaro, Guardavaccaro verso Casulli, che viene messo a terra, calcio di punizione in favore dello Sporting Mola quando siamo giunti al 42esimo minuto del primo tempo, il risultato è sempre di 0-0. Vi ricordo che lo Sporting Mola ha già sostituito due giocatori ed è rimasto solamente con un calciatore in panchina. Sulla palla Casulli. Che si allontana e lascia al capitano. Angolo in favore dello Sporting Mola, che si appresta a battere Mastro Leonardo. Mastro Leonardo palla lunga che arriva tra i piedi di Lelli, che riesce a tenerla in campo, riesce a tenerla in campo, la mette in mezzo. La palla finisce tra i piedi del numero 10 Cascione, che lancia lungo verso Greco, Greco che viene fermato da Casulli, Casulli a sua volta verso Ratir. Si riprenderà con un fallo laterale in favore dello Sporting Mola, battuto da Panzini. Ancora Panzini. Panzini verso Guardavaccaro, Guardavaccaro si porta la palla in fallo laterale battuto dal Real Monopoli. Palla tre piedi di Pastore. Ancora Pastore, Pastore verso la pietra, la pietra, la pietra, la pietra, la pietra, la pietra in aria da solo, la pietra, ma viene fermato da un difensore dello Sporting Mola. La pietra non ha trovato Amodio.
Amodio verso Gomez. Gomez mette la palla in mezzo ma viene fermato dalla difesa. Ficcarelli spazia via la palla verso Lelli. Lelli viene fermato molto bene da Palmieri. Palmieri verso Gomez. Avanza il Real Monopoli. Gomez verso Greco. Greco molto bene verso Cascione, che i due non si intendono e quindi esce molto bene la difesa del Sporting Bola con Mastro Leonardo. Battista. Battista viene fermato da La Pietra. Fallo laterale in favore dello Sporting Bola. 4 minuti di recupero. Quando siamo giunti al 45esimo minuto del primo tempo, l'arbitro ha segnalato 4 minuti di recupero, quindi si giocherà fino al 49esimo minuto del primo tempo. Si riprende con un fallo laterale in favore dello Sporting Mola, che si appresta a battere Battista. Battista verso Rattine. Rattile viene fermato da Gomez, ma la palla finisce sempre tra i piedi dello Sporting con Panzini, che butta in avanti verso Lelli. Lelli viene fermato. Lelli commette fallo su Palmieri. Punizione in favore del Real Monopoli, che batte Aresta. Aresta lungo linea dove non c'è nessuno, ma è preda dei difensori dello Sporting Mola. Però la palla finisce tra i piedi di Gomez. Gomez che cerca una giocata ma viene fermato dal numero 7 Casulli. Punizione in favore del Real Monopoli quando siamo già nel recupero del primo tempo. L'arbitro ha segnato 4 minuti di recupero. Sulla palla c'è Zizzi. Sulla palla ci sono Zizzi e Leoci per questa punizione in favore del Real Monopoli. Parte Zizzi direttamente in porta, ma la palla finisce a fondo campo. Si riprenderà con la ripresa a fondo campo per lo Sporting Mola, quando sono andati già via 2 minuti di recupero del primo tempo. Vi ricordo che il numero 3 Amodio del Real Monopoli è stato ammonito e quindi diffidato salterà la prossima partita, che sarà valevole appunto per la finale playoff. Si riparte da Zizzi. Zizzi gira la palla, fermato da Ficcarelli. La palla arriva tra i piedi di Aresta. Aresta indietro verso il portiere Damasco. La palla arriva tra i piedi di Zizzi. Zizzi verso Leoci. Leoci verso Gomez. Gomez verso Cascione. Cascione largo verso Pastore. Pastore viene affrontato dal numero 3 Panzini, che gli mette la palla in laterale. La palla in fallo laterale. Palla arriva a Mastro Leonardo. Mastro Leonardo dello Sporting Mola che avanza palla al piede, lancia molto bene verso Ficcarelli. Ficcarelli che non ce la fa a mantenere la palla in campo e quindi si riprenderà con un fallo laterale in favore del Real Monopoli quando siamo giunti allo scadere anche dei 4 minuti di recupero del primo tempo. Si riprende comunque con Leoci. Leoci che lancia lungo verso Pastore, ma la palla finisce tra i piedi dei centrocampisti, dei giocatori dello Sporting Mola. Mastro Leonardo viene messo a terra e quindi punizione in favore dello Sporting Mola. Bisogna ripetere la punizione. Sulla palla sempre Mastro Leonardo.
palla tra i piedi di Ficarelli, Ficarelli palla al piede, Ficarelli viene fermato fallosamente da Leocci, quindi sicuramente sarà l'ultima occasione del primo tempo tra i piedi del giocatore dello Sporting Mola. Quindi lo Sporting Mola finisce in avanti questo primo tempo con la punizione in favore che si appresta a battere Mastro Leonardo. Mastro Leonardo palla sopra la traversa, quindi è l'arbitro fischia alla fine del primo tempo, quindi vi ricordo la fine del primo tempo, Real Monopoli 0, Sporting Mola 0. Ci rivediamo tra un quarto d'ora per i secondi tempi. Vi ricordo che gli sponsor di questa partita per eventiindiretta.it sono Tabaccheria, Articoli da Regalo, Mangini, Via Amleto Pesce a Monopoli, il gruppo De Martino, Global Aci, Contrada Stomazzelli, strada statale 16 Monopoli Sud, Lampat, il Bar and Food, strada statale 16 sempre qui a Monopoli, l'azienda agricola La Pietra a Monopoli e l'azienda agricola Annese sempre a Monopoli. Noi ci rivediamo tra un quarto d'ora per l'inizio del secondo tempo tra Real Monopoli e Sporting Mola. Bentornati amici di eventindiretta.it con il secondo tempo della partita di calcio tra il Real Monopoli e lo Sporting Mola. Vi ricordo che al Real Monopoli basta un pareggio per accedere direttamente alla finale playoff e attendere appunto la vincente tra il Celamari e il Modugno. In caso contrario vincesse il Mola, il Real Monopoli attende qui la prossima domenica il Celamari. Partiti. Palla tra i piedi del giocatore del Real Monopoli, Zizzi verso Comes ferma Leocci verso Greco, l'arbitro non ha dato il vantaggio, ha fischiato una punizione in favore del Real Monopoli. Punizione in favore del Real Monopoli che si appresta a battere Leocci. Leocci sulla palla. Sulla palla sia Leocci che Resti, ma si appresta a battere Leocci. Batte Leocci. Bellissima punizione che finisce poco alto sulla traversa. Quindi segnaliamo ai primi due minuti del secondo tempo questa punizione tirata da Leocci, finita alta sulla traversa. Si riprende con la rimessa a fondo campo del Sporting Mola. Rinvia la difesa del Real Monopoli. Palla in fallo laterale in favore del lo Sporting Mola che batte Panzini. Panzini verso il capitano Lelli, Lelli ancora verso Panzini. Panzini non tiene la palla in campo e fallo laterale in favore del Real Monopoli che batte Zizzi. Zizzi verso Cascione. Cascione viene fermato, ma Cascione commette fallo su Panzini. Comes verso Cascione prova un tiro impossibile. Ammonito, secondo ammonito della partita e sempre del Real Monopoli, è stato ammonito Leocci. Punizione in favore dello Sporting Mola, si appresta a battere il numero 5 Signorile. Matteo.
Batte signorine. Recupera la palla Cascione. Malelli è finito in fuorigioco, punizione in favore del Real Monopoli. Ha battuto il portiere verso Palmieri, ma si deve riprendere di nuovo dalla punizione in favore del Real Monopoli. Palla verso il capitano Greco. Bella palla, la palla arriva tra i piedi di Pastore. Pastore, Pastore, tiro Pastore, palla in rete. Palla in rete, Pastore. Pastore ha portato in vantaggio il Real Monopoli. Quindi quando siamo giunti al quinto minuto del primo tempo, il Real Monopoli è passato in vantaggio con un gol di Pastore. Real Monopoli 1, Sporting Mola 0. Una bella giocata sulla sinistra di La Pietra, che ha messo la palla in mezzo. La palla è arrivata a Pastore, che ha battuto il portiere Rizzi del Mola. Quindi Real Monopoli 1, Sporting Mola 0. Quando siamo giunti al quinto minuto del secondo tempo. Ficarelli. Ancora Ficarelli con palla tra i piedi. Mastro Leonardo. Mastro Leonardo verso P. Ficarelli di nuovo. Ficarelli, esce bene il portiere. Recupera Zizzi. Zizzi verso Pastore, l'autore del gol che ha portato in vantaggio di Real Monopoli. Pastore parte da solo, palla al piede. Gomez. Gomez gira verso Amodio. Amodio ancora verso La Pietra. Palla in mezzo, ma sbaglia tutto La Pietra, quindi la palla è arrivata ai piedi di Attile, che parte, palla al piede, verso Ficarelli. Ficarelli verso il capitano Lelli, ma viene fermato molto bene da Palmieri. Amodio, Amodio ancora verso La Pietra. La Pietra che gira la palla verso ancora una volta Pastore. Pastore ancora la palla tra i piedi di Pastore, ma questa volta un tiro molto sbagliato, finisce a fondo campo. Ricordiamo gli sponsor di questa partita per eventi in diretta.it, che sono Tabaccheria Articoli da Regalo Mangini in via Amleto Pesce a Monopoli, Gruppo De Martino, Global Aci in Contrada Stomazzelli, strada statale 16 Monopoli Sud, Lampand Bar & Food a strada statale 16 a Monopoli, l'azienda agricola La Pietra a Monopoli, azienda agricola Annese sempre qui a Monopoli. Palla tra i piedi di Zizzi, Zizzi che non riesce a mantenere la palla in campo e quindi c'è un fallo laterale in favore del Sporting Mola. Quando siamo giunti quasi al settimo minuto del secondo tempo, e vi ricordo che al quinto minuto il Real Monopoli è passato in vantaggio con un gol di Pastore. Real Monopoli 1, Sporting Mola 0. Il Real Monopoli vede sempre avvicinarsi sempre più la finale playoff. Mastro Leonardo. Mastro Leonardo verso Battista. Battista mette la palla in mezzo, preda del portiere del Real Monopoli Damasco. Si parte da Zizzi. Ancora Zizzi. Zizzi verso Palmieri. Palmieri verso Amodio. Gomez. Gomez ancora verso Aresta. Aresta verso il capitano Greco. Greco viene fermato da Mastro Leonardo, che viene messo a terra, quindi calcio di punizione in favore dello Sporting Mola. Riparte il Real Monopoli. Real Monopoli con Pastore. Pastore, Pastore che avanza sulla fascia destra. Pastore, Pastore mette la palla in mezzo. Palla a Greco. Greco, 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 Greco. Palla in rete. Palla in rete.
raddoppio del Real Monopoli con il capocannoniere del campionato che mette il 17° sigillo in questo campionato con il 2-0 e come potete vedere il capocannoniere si sta facendo un bel selfie con tutti i calciatori. Quindi Real Monopoli 2 Sporting Mola 0, autore del raddoppio Greco, il capitano che, come vi dicevo, ha raggiunto con questo gol quota 17 in campionato e sempre più saltamente capocannoniere. Una partita adesso tutta in discesa per il Real Monopoli e purtroppo tutto in salita per lo Sporting Mola, che per cercare di recuperare questa partita e sperare appunto nello spareggio playoff dovrebbe fare 3 gol e vincere 3-2. La vedo un po' difficile. Panzini verso Casulli. Casulli viene fermato molto bene da Zizzi in fallo laterale, si riprenderà con un fallo laterale in favore dello Sporting Mola che batterà Panzini. Panzini verso Casulli. Casulli si porta la palla a fondocampo e quindi si riprenderà con un fallo laterale in favore del Real Monopoli. E vi ricordo il risultato quando siamo arrivati al 10° minuto del secondo tempo: Real Monopoli 2 Sporting Mola 0. Gli autori del gol sono Pastore e Greco. Pastore per l'1-0 e il capitano Greco per il 2-0. Punizione in favore del Real Monopoli. Si appresta a battere le oci. Anche per il secondo gol c'è stato lo zampino di Pastore che ha messo la palla in rete, che è arrivato al capitano Greco che ha depositato la palla in rete. Le oci sulla palla. Punizione in favore del Real Monopoli. La palla arriva al centro dell'area ma è preda del portiere del Sporting Mola Rizzi. Sta scendendo una piccola nebbia sul campo comunale qui a Monopoli. La palla arriva a Palmieri che cerca di farla ancora. Palmieri verso Leoci. Leoci avanza palla al piede e lancia molto bene verso la pietra. La pietra mette la palla a terra. Ancora la pietra. La pietra molto bene verso Gomez. Gomez verso il capitano, viene fermato dal fascio un po' convulsa. E il Real Monopoli si appresta ad effettuare la prima sostituzione della partita. Esce il capitano Greco, l'autore del secondo gol del Real Monopoli, quindi esce con il numero 9. Il capitano Greco entra con il numero, vediamo adesso chi entra. Dovrebbe essere con il numero 15. Grattagliano che ha preso il posto del capitano Greco, autore del secondo gol. Capitano è diventato adesso la pietra, rinvia la difesa dello Sporting Mola ma la palla arriva tra i piedi di Aresta. Aresta verso Gomez. Gomez viene fermato da Ficarelli. Fermato molto bene. Grattagliano che gira molto bene verso Pastore. Pastore mette la palla ma sbaglia tutto con un cross impossibile, ma la palla finisce appunto sopra la traversa. Si riprende con la rimessa a fondo campo dello Sporting Mola.
palla verso Mastro Leonardo. Mastro Leonardo ha commesso fallo su Gomez, ma punizione battuta velocemente, la palla gli è arrivata. Grattaliano commette fallo, quindi si riprende con una punizione in favore dello Sporting Mola. Vi ricordo il risultato: Real Monopoli 2, Sporting Mola 0. Il Real Monopoli vede sempre più vicino la finale playoff. Fallo laterale in favore dello Sporting Mola, battuto subito da Panzini. Palla ancora Panzini. Bella giocata di Panzini, fermato da Zizzi che mette la palla in fallo laterale, quindi fallo laterale in favore dello Sporting Mola, battuto velocemente da Panzini, ma l'arbitro fa ribattere il fallo laterale da Panzini. Panzini sulla palla, ancora Panzini sulla palla, Panzini ha ammonito Panzini, ha ammonito il numero 3 dello Sporting Mola Panzini. Quindi quando siamo giunti al 15esimo minuto del secondo tempo segnaliamo l'altra ammonizione, questa volta da parte del giocatore dello Sporting Mola Panzini. Palmieri, Palmieri verso Aresta, Aresta viene fermato, palla verso Lelli, palla verso Lelli, 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 Lelli da solo, occasione per lo Sporting Mola, ma i centravanti non sono riusciti a mettere la palla in rete, quindi Ficarelli ancora sulla fascia. Ficarelli viene fermato fallosamente dal capitano La Pietra del Real Monopoli, si riprende con una punizione in favore del Sporting Mola, parte il numero 10 Mastro Leonardo. Arrivato, ecco, ecco, ha vinto, guardalo, è finito in fuorigioco il capitano dello Sporting Mola Lelli, quindi si riprenderà con un calcio di punizione in favore del Real Mola che batterà il numero 5 Aresta. Aresta verso Gomez. Gomez verso La Pietra, La Pietra fermata da Mastro Leonardo, ancora palla tra i piedi di Gomez, Gomez che gira verso Aresta che riesce a tenere la palla in campo. Aresta affrontato da Ficarelli che Lelli, calcio di rigore, calcio di rigore, viene atterrato il numero 9 Lelli. Lelli messo giù dal numero 6 Palmieri, quindi calcio di rigore quando siamo arrivati al 16esimo minuto del secondo tempo, quindi l'opportunità appunto per lo Sporting Mola di accorciare le distanze e di portarsi sul 2-1. Sul dischetto vediamo il capitano Lelli. Lelli contro Damasco. Vi ricordo che il risultato è sempre di Real Monopoli 2, Sporting Mola 0. Lelli sulla palla. Lelli sulla palla, parte Lelli e palla in rete. Accorcia le distanze lo Sporting Mola. Quindi settimo minuto, quando siamo arrivati al 17esimo minuto, quasi al 18esimo minuto del secondo tempo, lo Sporting Mola ha accorciato le distanze, quindi il risultato adesso è di Real Monopoli 2, Sporting Mola 1. Vi ricordo la sequenza delle reti, che l'1-0 è stato siglato da Pastore, il secondo gol, il 2-0, è stato segnato da Greco che poi ha lasciato il posto al numero 15 Grattaliano, e il 2-1 del Sporting Mola è stato messo a segno su calcio di rigore dal numero 9 capitano, il numero 9 Lelli. Mastro Leonardo viene fermato ancora una volta.
Lelli viene fermato da Resta. Palla a Gomez. Gomez mette la palla a fondo campo perché c'è un giocatore dello Sporting Mola a terra, fermo, e si tratta di Mastro Leonardo. Difesa rigore, andare vicino a fargli di penetrare nel campo. Si riparte da Resta. Resta verso le Oci. Le Oci lungo verso la pietra. Ma la palla finisce a Signorile. Signorile che rinvia. La palla finisce. Si riparte con Casulli dello Sporting Gona. Casulli verso il numero 9 Lelli. Il numero 9 Lelli che viene fermato, non riesce a far sua la palla e la palla finisce tra le mani del portiere del Real Monopoli Damasco. Si riparte da Gomez. Gomez lungo verso Palmieri. Palmieri verso, bene verso Cascione. Cascione viene affrontato dal numero 6 reattive. Cascione viene fermato dalla difesa dello Sporting Mola che riparte con il numero 7 Casulli. Casulli a sua volta viene fermato molto bene da Leoci. Leoci sulla fascia molto bene, ma viene messo giù fallosamente, e sicuramente qui l'arbitro dovrebbe uscire il cartellino che non c'è. Calcio di punizione in favore del Real Monopoli, sulla palla c'è Leoci. Leoci che ha subito lui stesso il fallo e quindi si appresta a battere la punizione. Batte Leoci. Palla che stava finendo in rete, ma il portiere è riuscito a respingere la palla. Leoci direttamente in porta. Rinvia Panzini, ancora palla a Leoci. Grande giocata di Gomez. Gomez, grande giocata di Gomez, prova il tiro dal limite dell'area ma finisce sopra la traversa. Quando siamo arrivati alla metà del secondo tempo, siamo arrivati al 22esimo minuto del secondo tempo, Real Monopoli 2 Sporting Mola 0. Palla tra i piedi di Cascione. Cascione che gira molto bene verso la pietra. La pietra, grande giocata della pietra. La pietra, il capitano. Palla, e la palla in rete. La palla in rete. Bella giocata di la pietra che ha lasciato partire un tiro dal limite dell'area che si è andato a conficcarsi all'angolino alla sinistra del portiere. Diciamo un tiro non così impossibile, però comunque la palla è finita in rete. Quindi Real Monopoli 3, Sporting Mola 1. Mastro Leonardo, Casulli. Casulli allarga verso Lelli. Parla verso Ficarelli.
Ficcarelli viene fermato in fallo laterale da Aresta, fallo laterale in favore dello Sporting Mola, anzi è angolo, ancora Ficcarelli, Ficcarelli palla in mezzo, e c'è il secondo gol dello Sporting Mola. C'è stato un cross da parte di Ficcarelli, il portiere non ha trattenuto la palla, quindi è arrivato con la testa praticamente il numero 13 Guardavaccaro, gli ha messo la palla in rete, quindi secondo gol dello Sporting Mola, quindi Real Monopoli 3, Sporting Mola 2. Lelli sulla palla. E questa volta il portiere riesce a fermare la giocata del calciatore dello Sporting Mola, riesce a salvare il risultato, quindi ancora 3-2, quindi si riparte con Cascione, Cascione che viene fermato da Panzini. Panzini verso Bellantonio. Bellantonio sulla destra verso Battista. Battista verso Ficcarelli. Ficcarelli, bella giocata di Ficcarelli, ma viene fermato a sua volta da Comes. Comes verso Leoci. Leoci viene fermato, quindi si riparte con lo Sporting Mola con il numero 7 Casulli. Casulli che gira verso il numero 13, Guardavaccaro. Guardavaccaro mette la palla in mezzo, ma la palla in mezzo arriva verso Lelli. Lelli che tira in porta, è il pareggio. Pareggio dello Sporting Mola. C'è stata una giocata sulla sinistra, Guardavaccaro che sulla sua fascia non aveva nessun difensore che lo ostacolava, ha messo la palla in rete, la palla è finita a Lelli che ha siglato così la sua doppietta e ha portato praticamente la sua squadra al pareggio. Quindi Real Monopoli 2 Sporting Mola, Real Monopoli 3 Sporting Mola 3. Quindi doppietta per il capitano del Sporting Mola, Lelli. E si riparte ancora una volta con Comes. Comes verso Leoci. Leoci a destra verso Pastore. Pastore affrontato da Panzini. In 5 minuti è successo di tutto. In 5 minuti. Palla ancora a Pastore. Pastore che mette la palla in mezzo. La palla arriva al numero 15. Grattagliano che è solo davanti al portiere, un rigore in movimento, ha sbagliato, ha buttato la palla sul palo, invece di buttarla dentro ha buttato la palla sul palo, si poteva solamente mettere la palla dentro, ma adesso capovolgimento di fronte, la palla arriva sui piedi di Ficcarelli, Ficcarelli che cade a terra ma non c'è fallo e quindi si riprende velocemente. Adesso la partita si è un po' animata, si è un po' accesa. Quindi perché lo Sporting Mola crede, lo Sporting Mola ci crede e vuole fare sua la posta della partita, quindi cercare di vincere la partita, quindi lo Sporting Mola ci sta credendo, quindi ma si riparte ancora una volta con il Real Monopoli, con Leoci. Leoci verso Comes, Comes ancora verso Leoci, Leoci verso Comes, i due Leoci. Zizi che prova un tiro dal limite dell'area, ma il tiro finisce sopra la traversa, niente da fare, quindi si riprenderà da fondo campo con la rimessa a fondo campo dello Sporting Mola. Vi ricordo il risultato: Real Monopoli 3, Sporting Mola 3. Fallo laterale in favore dello Sporting Mola. Batte Casulli. Casulli verso Panzini. Panzini perde palla. Fallo laterale in favore dello Sporting Mola. Grattagliano ha messo la palla in fallo laterale, batterà il numero 3 Panzini. Lunga,
Fallo laterale in favore dello Sporting Mola quando siamo arrivati al 32esimo minuto del secondo tempo. Real Monopoli e Sporting Mola sono in parità 3-3. Rinvio di Pansini, la palla arriva tra le mani del portiere Damasco. In 5 minuti è successo di tutto. Dal 3-1 del Real Monopoli al 3-3 dello Sporting Mola. La palla che arriva tra i piedi di Casulli, Casulli che allarga verso Ficarelli. Ficarelli è finito in fuorigioco, quindi si ripartirà con una punizione in favore del Real Monopoli quando siamo giunti al 34esimo minuto del secondo tempo, con il Real Monopoli che basterebbe anche questo pareggio per accedere direttamente alla finale dei playoff, dove attenderà, casomai arriva appunto questo punto o la vittoria, la vincente tra il Cellammare e il Modugno. Si riparte con Aresta. Aresta, Vesta, Modio. Ancora Modio. Amodio mette una bella palla in mezzo, Pansini, la palla finisce alla pietra che prende in pieno il suo compagno Grattagliano e rinvia la difesa dello Sporting Mola, ma è ancora il Real Monopoli, con la pietra che viene fermata a sua volta da Pansini. Lelli. Si riparte con un fallo laterale in favore del Real Monopoli che batterà Zizzi quando siamo arrivati al 32esimo minuto del secondo tempo. Zizzi lungo linea verso Cascione, Cascione stoppa di petto la palla. Cascione subisce fallo, punizione in favore del Real Monopoli che si appresta a battere il numero 8 Comas. Comas verso Aresta. Aresta avanza palla al piede. Lancio verso Cascione. Cascione rinvia Bellantonio. Amodio sulla palla. Amodio viene fermato fallosamente da Ficarelli, quindi calcio di punizione in favore del Real Monopoli. Sulla palla arriva Aresta. Sulla palla Aresta e Cascione. Aresta lascia la palla a Cascione, quindi Cascione si appresta a battere questa punizione in favore del Real Monopoli. Palla in mezzo, la palla arriva al numero 11, la pietra che questa volta solo davanti al portiere riesce a mettere la palla a fondo campo, quindi opportunità al 34esimo minuto del secondo tempo per la pietra per il gol del 4-3, ma ha buttato la palla fuori, quindi si riprende con segnaliamo quindi al 31esimo minuto del secondo tempo un'occasionissima per il Real Monopoli con il numero 11 La Pietra. Si riprende con un fallo laterale in favore dello Sporting Mola che batte il numero 2 Battista. Parte palla al piede della pietra, palla al piede della pietra. Viene messo giù fallosamente, qui sicuramente c'è il cartellino giallo in effetti, e così quindi 32esimo minuto, ammonito il numero 4 dello Sporting Mola, Bellantonio.
punizioni in favore del Real Monopoli quando siamo giunti quasi al 34esimo minuto del secondo tempo, con il risultato sempre di 3-3 tra Real Monopoli e lo Sporting Bona. Sulla palla Cascione. Cascione, palla al centro, palla al centro verso la palla che arriva tra i piedi di Guarda. La palla che è arrivata tra i piedi di Grattagliano, che è riuscito ad alzare la palla sopra la traversa. Quindi anche questa occasione al 34esimo, per segnaliamo un'altra occasione per il Real Monopoli al 34esimo con Grattagliano. Viene messo giù Lelli dello Sporting Mola, quindi calcio di punizione in favore dello Sporting Mola, che si appresta a battere Mastro Leonardo. Punizione in favore del Sporting Mola con Mastro Leonardo. Punizione ribattuta. Signorile ributta avanti la palla, che ma Ficarelli e Lelli sono finiti tutti e due in fuorigioco, quindi si riparte con una punizione in favore del Real Monopoli quando siamo giunti al 35esimo minuto del secondo tempo. Si riparte con una punizione che batterà Aresta. Aresta verso Palmieri. Fallo laterale in favore dello Sporting Mona. Si appresta a battere Ficarelli. Ficarelli verso Mastro Leonardo. Viene fermato con un fallo di mano da Modio, quindi punizione in favore dello Sporting Mona, che batterà sempre il numero 10 Mastro Leonardo. Palla lunga verso il 7 Casuli, che non riesce a stoppare la palla, quindi si riprende con Pastore. Pastore viene fermato in fallo laterale dal capitano. Pastore, ancora Pastore. Pastore verso Gomez, ma viene Amodio. Amodio prova da limite, ma niente da fare, la palla arriva tra le mani del portiere Rizzi. Mastro Leonardo viene fermato dal numero 8 Gomez, che gira verso Pastore. Scintille tra Pastore e Panzini, ma l'arbitro lascia proseguire, quindi palla arriva alla pietra, la pietra verso Grattagliano. Zizi. Zizi verso Leoci. Leoci lancia lungo verso la pietra. La pietra. Signorile protegge la palla verso il portiere. Il portiere. Mastro Leonardo viene messo a terra da Grattagliano, quindi calcio di punizione in favore dello Sporting Mola, battuto velocemente dal numero 5 Signorile. Signorile, ma l'arbitro fa ribattere la punizione perché la palla è in movimento, quindi si ribatterà il calcio di punizione in favore dello Sporting Mola quando siamo arrivati al 37esimo minuto del secondo tempo, quando il risultato è sempre di 3-3 tra Real Monopoli e Sporting Mola. Vi ricordo che questo pareggio va bene al Real Monopoli, perché con questo pareggio raggiungerebbe la finale dei playoff direttamente, attendendo appunto poi la vincente tra il Cellamare e il Modugno. No.
Panzini rilancia verso la palla, finisce a Mastro Leonardo. Mastro Leonardo e la palla. No! Mastro Leonardo ha provato un tiro e ha preso in pieno volto un giocatore del Real Monopoli che resta a terra, ma la palla è finita in calcio d'angolo, quindi si riprenderà con un calcio d'angolo in favore dello Sporting Mola. Ma c'è un calciatore del Real Monopoli per terra perché ha preso la palla in faccia appunto dal tiro di Mastro Leonardo. Vi ricordo gli sponsor di questa partita, di eventindiretta.it, di questa partita, che sono tabaccheria, articoli da regalo Mangini in via Amleto Pesce a Monopoli, il gruppo De Martino, quello Balacci, che si trova in contrada Stomazzelli sulla strada statale 16 Monopoli Sud, Lampat Bar and Food sulla strada statale 16 sempre a Monopoli, l'azienda agricola La Pietra sempre a Monopoli e l'azienda agricola Annese a Monopoli. Grazie a questi 5 sponsor per questa partita Real Monopoli Sporting Mola per eventindiretta.it. Valida come ultima partita del girone di ritorno del campionato provinciale di terza categoria del girone B. Vi ricordo che l'Ideale Bari è già stata promossa in seconda categoria e si attende appunto da queste partite, da questa partita, chi sarà, se il Mola, anche il Monopoli con un punto, accederebbe direttamente alla finale dei playoff. Si riprenderà con un calcio d'angolo in favore dello Sporting Mola, ma ci sono, come vediamo, degli animi un po' accesi tra i giocatori le due squadre. Si riprende appunto con un calcio d'angolo in favore dello Sporting Mola. Palla, ma la palla finisce a fondo campo e si riprenderà con una ripresa da fondo campo, una rimessa da fondo campo del Real Monopoli. Rientra a resta. Quando siamo arrivati al 40° minuto del secondo tempo, Ficarelli commette fallo su Grattagliano, quindi punizione in favore del Real Monopoli. Vi ricordo che lo Sporting Mola, per sperare di accedere agli spareggi, deve a tutti i costi vincere questa partita. Il risultato è comunque di 3-3, invece per quanto riguarda il Real Monopoli gli basterebbe anche il pareggio. Palla che arriva a Pastore, Pastore mette la palla a terra, affrontato dai difensori del Sporting Mola. Zizi che di prima mette la palla in mezzo, Cascione viene fermato. Resta, commette fallo su Ficarelli, punizione in favore dello Sporting Mola che si appresta a battere il numero 10 Mastro Leonardo. Mastro Leonardo gira verso Panzini. Panzini verso Guardavaccaro che non arriva sulla palla e la palla finisce al limite a fondo campo per la rimessa a fondo campo del Real Monopoli. Cassuglia ha commesso fallo su Pastore, punizione in favore del Real Monopoli che si appresta a battere Grattagliano che poi lascia la palla al numero 4 Leoci. La palla arriva tra i piedi del numero 10 Mastro Ficarelli avanza, non viene affrontato ma viene fermato molto bene da Palmieri. La palla arriva tra i piedi di Pastore. Pastore affrontato dal numero 3 Panzini. Palmieri però che sbaglia il passaggio. Scintille tra Ficarelli e Zizi. Interviene l'arbitro.
ci sono delle scintille tra il numero 14 dello Sporting Mola e il numero 2 del Real Monopoli Zizzi. Interviene l'arbitro, vediamo se prenderà qualche provvedimento. Zizzi è un po' agitato in questi ultimi minuti della partita. Vediamo come cosa ha deciso l'arbitro, quindi si riprenderà comunque con un fallo laterale in favore dello Sporting Mola che batterà il numero 3 Panzini. Panzini verso guarda Vaccaro. Il Rattagliano che si è appoggiato e quindi ha commesso fallo su Casulli, quindi calcio di punizione in favore dello Sporting Mola che si appresta a battere il numero 10 Mastro Leonardo. Siamo arrivati quasi alla fine della partita, il numero 10 direttamente in porta, ma la palla va oltre la traversa e quindi si riprenderà con una rimessa da fondo campo per il Real Mola. Vi ricordo che siamo giunti al 44esimo minuto della partita, quindi aspettiamo solamente di vedere il direttore di gara quanto assegnerà di recupero. Lo Sporting Mola si appresta all'ultima sostituzione, esce con il numero 14 Ficarelli ed entra con il numero 15 Recchia. Vi ricordo che Ficarelli è subentrato al primo tempo. Resta l'arbitro, ha segnato 2 minuti di recupero, quindi la partita si chiuderà al 47esimo. Comes verso Zizzi verso Pastore verso Leoci lungo verso Cascione, liscia Signorile che poi riesce a recuperare la palla, ma si trascina la palla in fallo laterale e quindi si riprenderà con un fallo laterale in favore del Real Monopoli che batte Pastore verso Cascione viene fermato dalla difesa del Sporting Mola e si riprenderà ancora una volta con il fallo laterale in favore del Real Monopoli che batte subito Leoci verso Pastore ancora verso Leoci che mette la palla in mezzo, ma la palla finisce verso la pietra che prova un tiro in porta che finisce dolcemente tra le mani del portiere Rizzi che a sua volta velocemente butta avanti la palla che arriva ai difensori del Real Monopoli che riparte subito con Zizzi sulla destra verso Pastore mette la palla a terra, la palla arriva a Cascione ma non c'è fallo, si continua a giocare, la palla arriva a Panzini del Sporting Mola. Grattagliano verso Pastore tiene la palla in campo ma la palla finisce a Casulli che viene fermato da Grattagliano. Casulli che viene fermato, scusatemi, da Pastore. Sicuramente sarà l'ultima azione di gioco. Grattagliano mette la palla a terra. Grattagliano mette la palla per terra, viene fermato, ma commette fallo, quindi ci sarà un calcio di punizione in favore dello Sporting Mola e sicuramente sarà l'ultima occasione per lo Sporting Mola di passare in vantaggio. Sicuramente l'arbitro dopo questa azione di gioco fischierà la fine della partita. Butta la palla in avanti Panzini, ma la palla arriva al numero 15 Recchia che ha tentato l'ultimo tiro in porta, ma la partita finisce qui. Quindi il Real Monopoli è la finalista dei playoff, quindi attenderà adesso fra 2 domeniche la vincitrice tra il Cellammare e il Modugno. Niente da fare quindi per lo Sporting Mola, quindi la partita, come vi dicevo, è terminata 3-3, il punto che serviva appunto al Real Monopoli per accedere alla finale dei playoff tra 2 settimane. Vi ricordo che
per eventindiretta.it questa partita. Gli sponsor dobbiamo ringraziare sono Tabaccheria Articoli da Regalo, Mangini in via Amleto Pesce a Monopoli, il gruppo De Martino Global ACI in Contrada Stomazzelli, strada statale 16 Monopoli Sud, l'Ampat Barra in Funding, strada statale 16 a Monopoli, l'azienda agricola La Pietra a Monopoli e l'azienda agricola Annesse Monopoli. Vi ribadisco il risultato qui dal campo comunale di Monopoli: Real Monopoli 3, Sporting Mola 3, il Real Monopoli con questo punto accede alla finale, ai playoff diretti della finale. Quindi noi auguriamo che a questa squadra, il Real Monopoli, che possa andare sempre meglio e con la prossima vittoria, chissà, dei playoff, salire direttamente nella seconda categoria. Dallo stadio di Monopoli un caro saluto e auguri ancora a questa squadra che è nata appunto quest'anno, diciamo il 15 settembre scorso, è una squadra che auguriamo tanto 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 successo. Il terzo è stato il ventesimo, perché il ventesimo e il trentesimo è successo. Il terzo, il ventiquattresimo e dopo il ventisettesimo. Poi il pareggio e poi il terzo. Grazie di tutto. Capitale,